Vincenzino, pensa, stavo pensando a venendo qui a Napoli, stavo pensando, pensa se tutti i miei film li avessi fatti qui a Napoli, che come sarebbero cambiati i titoli, capito? Pensa te, i laureati. I laureati a Napoli sarebbero stati i morti, i fam, perché a Napoli proprio non c'è lavoro, quindi... Dici, allora non l'avrei fatto, quello non l'avrei fatto allora. Pensa il ciclone napoletano. O ciclone. Com'è? Un burdello. Bello burdello. Prodotto da Cecchi Cori. Non avrebbero capito un'altra cosa, hai ragione. Dici, no? No. Un burdello con Cecchi Cori. Fuochi d'artificio napoletano? Tricchi track e botta muda. Tricchi track e botta muda. Io lo faccio riuscire. Bravo. Tricchi track e botta muda. Tricchi track e botta muda. Bello. Bellissimo. E poi sei, dato che hai fatto pochi soldi la prima volta, giustamente, quando hai fatto 6, no, neanche 80 miliardi ha fatto. E il principe pirata? Il principe pirata non c'è una, non so, una riedizione di Miseria e Nobiltà. Ma non ci ha fatto? Edoardo Scarpetta. Certo. Totò. Lo conosco. Ma che mi sembra una cosa in sito? Facciamo. Ti immagini? La riedizione di Miseria e Nobiltà. E il principe pirata l'abbiamo detto. Sì. E pesce. Non si ricorda, ma anche il film suo. E pesce innamorato. Pensi il napoletano? Pesce. Pisci innamorato, no, come soltato no. Innamorato, pisci innamorato. Allora, qui a Napoli capisco un'altra cosa, sei troppo vicino, pisci innamorato, parliamo di un argomento che ha un doppio senso evidente. Ma che, perché? Cucinella innamorata. In Toscana è pesce, la triglia, la soglia, perché c'entra la testa, sei malizioso. Il paradiso all'improvviso, come sarebbe stato? O paradiso. Perché all'improvviso non c'è, cioè il termine all'intrasatto, o paradiso all'intrasatto. Paradiso? All'intrasatto, a Napoli. Non c'è la rima però. Il paradiso all'intrasatta. Allora all'intrasatta Giosafat. E chi l'ha Giosafat? Mi sono un patriarca. Infatti, no, costava troppo. E l'ultimo? E l'ultimo? Come sarebbe stato un napoletano? Ti amo in tutte le lingue del mondo. Esce che pazzo. Con Leonardo Pieraccione. Esce che pazzo. Capo, non vince. Ma sai che per un capo... Salemme! Oh, ma il funzionario Rai Carlo Bucci Rossi è una cosa impossibile. Che facciamo qua? Che fa lei qua? Questa è casa mia, deve tornare nello show. Funzionario Salve Pieraccione. Perché? Qua tutti a Napoli sono arrivato Pieraccione. Perché? È singolare, uno. Invece questo è un matrimoniale, che stanno facendo qua dentro? Stiamo chiacchierando, per favore, amabilmente a casa mia. Questo è sequestro di ospite. Ma quale ospite? Stiamo riposando un pochino, ci si riposa, si fa due chiacchiere, funzionale. La chiamano sopra, devono... Ora vado, ma sempre incazzata. Faccio il mio lavoro. E che vuole adesso? Che vuole? Lei può stare qua in mezzo alle pulci del suo letto, ma come si permette? Sopra. Ci vado, un attimo, funziona. Abbiamo dei tempi rigidi da rispettare. Qua la situazione sta degenerando. Brava. È in stato di putrefazione. Brava, la situazione si putrefa. No, si putrefa, casomai. Putrefa. Si putrefa. Ora si putrefa. Putrefetto. Si avaria. Si putrefetto. Si avaria. Si avaria. Si avaria. No, quindi è manzone. Ma che avete fatto le stesse scuole insieme? L'avete trovate chiuse però? Mia mamma! Mia mamma in studio! No, no, oh, madonna, fammi vedere! Oh, che mi lasci da solo? Vince! Che mi lasci? È funzionale! Stiamo! Lasci la mano, funziona! Quella è la mamma! Buonasera! Buonasera, salve! Quanto è bello questo maestro! Grazie! È stata lei! È veramente simpatico, sa? È un bell'uomo, eh? Io sono Gilda. Un attimo che... Mi chiamo Gilda, sono la mamma di Vincenzo. Lei è il maestro. Era bello con quella bacchetta a mano, molto bravo, sa? Ma mica farà cantare mio figlio un'altra volta. Mamma mia, viene a piovere, la prego, non lo faccia cantare. Ma è un bell'uomo lei, eh? Mi sta perforando con gli occhi. Non so se si vede da casa, mi ha perforato i pettorali, le piacciono? E la polpaccia? Posso sedere sulla sua seggiola? Venga qui, ma faccia bacchettare un po' anche a me, e via, e forza, fate qua, ma perché signora, non sonano? Signora! Salve! Ma chi è la chi è lei? Oh, la... Chi ti ha questa bacchetta? Chiedo scusa! Oh, posso? Signora! Posso una cosa? Signora, chiedo dove scusa? Va? Un attimo solo. Mi ha fatto entrare. Perché vorrei far notare, non so se la regia
Che c'è da guardare? Sono troppo bella, vero? Grazie. Guardi qua, abbiamo Mollica che suona, eh? Ma che Mollica? Non lo fa più, il telegiornale. Ma suo figlio è Mollica. Signora, ma quale figlio di Mollica? È un Mollichini, mi sa mi sa sulla violina. Ho una bigotta, signora, terribile per salire questo gradone a chiaia. Venga qui. Fuori di lì, signora. Ah, che ci... ho la bigotta ai piedi. Che c'ha? La bigotta. E che è la bigotta? La bigotta, i piedi gonfi. La gotta? No, la gotta è un piede solo. A me dal destro è passata pure a sinistra, è bigotta. È sono serio? Sbigottito. Signora, però... Passeggiamo... Sa signora, perché? Ma che stiamo facendo? Il balletto, signora? Un diavolo per capeva. Andiamo a salutare questa bella, questa bella platessa. Quanto ma che è bella. Platessa? La platea? Buonasera, buonasera. Dove va, signora? Dove va? Salve, signora? Vedete che date una ginocchiata, signora, aspetti. Volevo dire una cosa. Signora, stia calma, per cortesia. Mi faccia sedere, casomai, perché ho un mal di testa allucinante. La faccio sedere dove? Ci abbiamo una sedia? Mio marito non mi fa chiudere occhio la notte. Ma che fa qui, signora? Non per quelle che avete capito, purtroppo sono 40-50 anni che non se ne vede il bene, ma purtroppo perché russa come un ossesso. Mio marito, mette la destra sul cuscino e già dorme da 2 ore. Meno male, fortunato. Risucchia con quel naso che mi sembra un garage a 2 ante, risucchia talmente forte che se la sera non chiudo le finestre in camera da letto fa la corrente per tutta la casa. Ma che è un mantice, ma io marito. Certe notti signor. Uso la testa di mio marito, pensate un po'. Usa la testa di suo marito? La testa di mio marito per fare le pulizie di casa, pensi un po'. Respira benissimo, inspira tutto, sa? Cioè, tipo aspirapolvere? Sì, tutte le settimane viene il rappresentante della follezza. Sì, vabbè. Mi cambia le buste, i filtri e me lo rimetti, signor, a nuovo. Per cortesia, questa è una trasmissione, signora. Che cosa è venuto perché? A fare? Lui dorme in posizione su quercia. Chi? Come si chiama? No, su abete. Ma dorme fuori? Su cipresso. Dorme su ulivo. Su abete. Che piante è? Su vino. Su pine. Dorme. Su vino, non sul pino. Ah. Su pino, non sul pino. Che succede? Che c'ha, signora? Un medico? E la dentiera che... Eh? La dentiera che fuoriesce ogni tanto. Ma che schifo, signora, non lo dica. Chiedo scusa. Allora, mentre lui russa, io rimango sveglia. Non riesco a leggere. Perché ho un problema di vista io. Ah, sì? Non riesco a leggere da vicino. Sono un po' lesbica, purtroppo. Signora, quindi... per carità, chiedo scusa. E che male c'è? Tutti diventiamo lesbica a una certa età. Non è niente di male, che posso fare? Lei... Capita. Signora, attenzione a quello che dice. Perché che ho detto... È presbite. Io? Sì. No, sono cattolica. Che c'è? Per carità. Vabbè, e allora penso ai miei figli che mi danno tante soddisfazioni. C'è mia figlia, la femmina Carmelina, che sta per fare un matrimonio bellissimo. Sì, ma non questo genero è un bravissimo uomo, ma soprattutto è pulitissimo. Pensi che lui usa il borotalco ogni mezz'ora, 3/4 d'ora. Se lo porta sempre appresso, in bustine monodose. Lo mette a striscioline sul marmo, poi avvolge 100 euro. Signor. Se li ficca nel naso e frammi le branche. Se lo mette nel naso. Signora, ma che sta dicendo? Signora! Oddio mio, signora, si fermi perché... Mi tolga le mani di dosso, sta! Ma che sta... Signora, ma si rende conto? È stupefacente! Gliel'ho detto anch'io, è stupefacente! Ma è stupefacente quello che ma fa... Ma mia figlia mi ha detto che dopo fa delle notti bellissime. Signora, per cortesia. Allora io ho rubato 5-6 bustine di borotalco stupefacente a mio genero e le ho messe nel brodo di mio marito! Ma che ha fatto? Come fosse parmigiano! Mamma il mia. Poveretto inconsapevole si è fatto il primo cucchiaio di brodo e si è risvegliato. Al terzo cucchiaio di brodo mio marito si è trasformato nell'incredibile Purp! Che Purp? Nell'incredibile Hulk. No, mio marito Purp era e Purp è rimasto, è diventato incredibile. E mi ha trascinata. Vabbè, signora, non è... Mi ha trascinata in camera attenzione. Da letto. Signora. Una scena indescrivibile mi ha portato in camera da letto. Sì. Con la forza. Attenzione, mi ha strappato i vestiti di dosso. Ero tutta ignuda, mi ha spogliata, mi ha guardata e mi ha detto: vi è stata nata moto! E allora ho indossato. Immagino, signora. Solo per lui. Però siamo in televisione, faccia attenzione a quello che dice. Ho indossato
Un reggiseno Stevie Wonder, bravo. Sì, che non ci vedi. Quello Wonder. Che quando te lo metti cominciano a fare miracoli, saltavano dappertutto. A me mi sono arrivate dietro alle nautiche. Per favore, non ci descrive poi, i particolari. Ho messo le calze, quelle autoreggenti, sì, che ti stringono la coscia. Qui si ferma il sangue, si è formata una specie di rotole mortadella. Che schifo, tutta signora. Punta rossa e bianca, signora, la gamba secca secca. Sì, vabbè. E il rotolo largo largo. Vabbè, una mostruosità, diciamo, per il sex appeal. Bravo, quando la tiri se ne vene nei pill. Sì. Infatti mi sono fatto una ceretta crudo praticamente. Eh? Io, sì, che avevo questa ceretta mai fatta. Pensi che io a Natale facevo il presepe con i peli, col muschio, sì, mettevo che questo. Che schifo, signora, che e schifo. Infine, eh? E infine, ce l'ho ancora addosso, non che so fa? Chi la usa qui, ma come si ma fa? Ma che è successo? Che è la mutanda tango. Ah, tanga. La mutanda, signora, me la sento qua, è una cosa attenzione, impossibile. Quello che dice. Non ce la faccio più, io vorrei acchiappare a quello che l'ha inventata, la mutanda. Gli vorrei domandare. Glielo domandi, che tanto siamo in televisione. Ma caro inventore della mutanda tango, sì, tu già hai risparmiata la stoffa sulla parte davanti, che è un triangolo piccolissimo. Sì, effettivamente molto. Ma la stoffa che hai risparmiato, ma che ti costa? Sì. Mettila sulla striscia di dietro. Signora, no, con permesso, mi vado a cambiare.